Al margine del convegno regionale AINAT, chiediamo al presidente uscente Renato Sambati quali sono stati gli obiettivi e se sono stati raggiunti. Grazie. Sì, gli obiettivi sono stati raggiunti proprio perché si parte sempre in questa organizzazione con un duplice obiettivo, quello di fare formazione, quindi attraverso un aggiornamento scientifico, e ha riguardato tantissimi aspetti della neurologia, dall'epilessia alle malattie neurodegenerative, alle cefalee, alle malattie rare, alle malattie neuromuscolari, alla neurogenetica, eccetera. Accanto a questo, appunto, un momento verifica dei percorsi che vengono attuati sul territorio per quanto riguarda la diagnostica e la terapia di queste malattie, e il coinvolgimento in questo delle attività di volontariato e delle associazioni dei familiari. Poi c'è stato un momento assembleare, appunto, che ha portato alla elezione per acclamazione, appunto, del dottore Riccardo Pomarico e di tre segretari AINAT di macro area. Cioè abbiamo suddiviso la Regione Puglia in tre macro aree di interesse dell'AINAT: Lecce, Brindisi e Taranto, Bari e Foggia Bat, e ognuno avrà un suo segretario scientifico organizzativo di queste aree. Allora, nuovo presidente Riccardo Pomarico, quali sono le novità? Allora, innanzitutto io traccerò il mio periodo di presidenza sul già fatto dal dottor Sambati, che così mirabilmente con signorilità ha condotto, ha gestito l'associazione regionale per diversi anni. Implementerò, suppongo, l'organizzazione metodologica scientifica della medicina del territorio in interfaccia con gli altri referenti, sia delle cure di complessità a livello domiciliare, quindi integrazione con le associazioni di volontariato, con i percorsi riabilitativi, domiciliari e quant'altro, e l'interfaccia con l'università, che rimarrà comunque un referente di indirizzo e di integrazione e di potenziamento dei percorsi scientifici che ci apprestiamo a condurre. Grazie. Il professore Gianluigi Mancardi. Allora, io sono attualmente il presidente della Società Italiana di Neurologia, che è la società scientifica che rappresenta i neurologi italiani, siano essi ospedalieri, universitari, oppure che lavorano nel pubblico o nel privato, e anche naturalmente i neurologi territoriali. Noi siamo come società molto interessate all'attività dei neurologi territoriali e anche a questa loro società scientifica che si chiama AINAT, ed è per questo che sono venuto qui, per instaurare dei rapporti di collaborazione, perché per molte malattie neurologiche, soprattutto quelle croniche, queste andranno sul territorio. Parliamo di sclerosi multipla, di demenza, di Parkinson, e quindi la collaborazione con i neurologi territoriali è indispensabile. Quindi la SIN, la Società Italiana di Neurologia, vuole instaurare dei rapporti collaborativi con i neurologi che lavorano sul territorio per migliorare l'assistenza ai malati affetti da patologie neurologiche. Grazie. Il professore Francesco Indivari. Sì, buonasera. Allora, io sono Francesco Indivari, sono un internista immunologo, sono nato a Monopoli, ho lavorato per tutta la mia vita all'Università di Genova, ho girato un po' il mondo, ma comunque la mia base è Genova. Sono qui, sono molto contento di essere a Monopoli in occasione di questo mini meeting, e ho parlato e ho discusso un po' di quelli che sono i problemi neurologici in corso di malattie autoimmuni sistemiche. Sono malattie che molto diffuse e che possono comportare un quadro neurologico che qualche volta non è compreso in maniera corretta, in maniera immediata. Basta la mia presenza. Grazie.
E qui con noi il referente nazionale per la neurologia del territorio, il dottor Vito Napoletano. Sì, siamo quasi alla 10ª edizione del nostro convegno appuntamento regionale di tutti i neurologi del territorio, dove abbiamo invitato relatori di fama internazionale, come il professor Luigi Mancardi, esperti che vogliono caratterizzare la peculiarità del neurologio del territorio con un linguaggio universale raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è la classificazione e funzionamento della salute e disabilità, cosiddetto ICF, le competenze dell'unità di valutazione multidimensionale e del progetto assistenziale individualizzato, che è finalizzato alla presa in carico del paziente sia nei setting assistenziali semi-residenziali che residenziali, e in particolare nelle cure domiciliari sia a lungo termine che di complessità. È un obiettivo importante questo, che porta la sanità regionale pugliese non soltanto ad essere attenta al risparmio, a evitare il ricorso inappropriato in ospedale, ma soprattutto a tenere il paziente tra l'affetto dei suoi cari a domicilio con maggiore attenzione e accuratezza. Grazie.